Roscobando che va dal 29 gennaio al 4 febbraio per Spettacolando TV, potete cliccare su www.spettacolando.tv e poi la sezione Roscobando dove viene ovviamente l'oroscopo di Paola Aspri. Detto questo, ricordiamo poi gli appuntamenti con Cusano Italia TV, canale 122 del digitale terrestre, ma potete anche portare con voi ovviamente il telefonino e l'app, scaricate l'app di Cusano Italia TV e vedere tutto quello che vi interessa. Detto questo, cominciamo con lunedì con Baghera Good Morning, condotto da Luca Bussoletti e Arianna Caramanti, dove io faccio ovviamente l'oroscopo settimanale e l'oroscopo del sesso anche lì settimanale, poi alle 8.05, il sabato alla buon'ora ovviamente dal canale 122 dalle 22.30 alle 23.30, dove io faccio l'oroscopo del sesso della settimana che entra, e poi domenica in Buongiorno Weekend condotto da Martina Gatto dalle 10 alle 10.20, l'up and down e il podio dei tre segni zodiacali per l'oroscopo a venire. Il podio ovviamente dei personaggi che si sono contraddistinti nella settimana in televisione. Detto questo, poi ricordiamo che alla buon'ora è condotto da Simone Lemmo, perché me l'avevo dimenticato, e poi devo dire anche un'altra cosa su Good Morning Baghera, che è oltre ad essere condotto da Luca Bussoletti e Arianna Caramanti, va in onda sul canale 122 del digitale terrestre e poi contemporaneamente sulla radio Cusano Campus 8900, ovviamente lunedì alle 8.05. Cominciamo con, e poi c'è l'oroscopo abbreviato della settimana su Cusano Italia TV, ovviamente Instagram, e su Instagram di Paola Aspri l'oroscopo abbreviato di Spettacolare di Oroscopando. Detto questo, cominciamo con Oroscopando dal 29 gennaio al 4 febbraio per Spettacolando TV. Cominciamo col segno dell'Ariete, che è un segno di fuoco. In questa settimana non devi perdere la calma, ci sono persone e situazioni che possono farti saltare i nervi, ma tra non molto ti prenderai una bella rivincita su chi non credeva in te. In questi giorni l'amore può darti delle belle soddisfazioni, sarai passionale e pronto a tutto per soddisfare i desideri di chi ti piace. 4S con la parola d'ordine, l'amore ti dà soddisfazione. Andiamo al Toro, con segno di terra, sei poco fantasioso, pensi troppo al tuo successo personale, dove vai alla grande. Non c'è solo l'ambizione e la gratificazione economica a renderti felice, devi impegnarti di più con il partner, metterti in gioco nelle emozioni e nei sentimenti. Non devi dare niente per scontato in un rapporto a due. 4S con la parola d'ordine, niente di scontato in amore. Andiamo ai Gemelli, segno d'aria, tendete a non parlare troppo in questi giorni, e questo è un bene per la tua professione, dove sarai più attivo del solito senza comunicare troppo. L'amore deve essere coltivato di più, non sempre si può chiedere se non ti concedi, devi metterti in gioco senza dubbi e incertezze, il successo è assicurato. 4S con la parola d'ordine, concediti. Cancro, segno d'acqua, il mese di gennaio si conclude con qualche grattacapo in più nei rapporti più stretti, dovrete far leva sulla vostra pazienza per non scattare contro chi provoca danni irreparabili, il tempo per dedicarvi al partner è poco e siete troppo presi da altro per accorgervi che chi vi ama vuole il vostro tempo. Dal 5 febbraio le cose andranno molto meglio, quindi un 3S con la parola d'ordine, non c'è tempo per l'amore. Leone, segno di fuoco, siete stufi di fare sempre le stesse cose sul lavoro, ma dovete farvi andare bene ciò che avete tra le mani, almeno per ora. C'è anche qualcuno a cui non siete simpatico e non vuole la vostra rimonta. Guardate ad un prossimo futuro con entusiasmo. I nuovi progetti possono essere abbracciati con convinzione e anche ottimismo. Anche in amore avete bisogno di una nuova storia, quella vecchia vi va stretta. Quindi un 3S con la parola d'ordine, il nuovo vi entusiasma. Vergine, segno di terra, ci sono tante cose che cambiano intorno a te e a te la cosa non va a genio. Vi piace stare a crogiolarvi nelle medesime cose, il rinnovamento può portare belle cose di cui non ti pentirai sia in amore che sul lavoro. Devi abbandonarti al nuovo che avanza senza aver paura di sbagliare. Quindi un 4S con la parola d'ordine, abbandonati. Bilancia, segno d'aria, se tenete ad un amore non dovete lasciarlo andare. Impegnarsi strenuamente è una cosa buona e giusta in questo momento.
Le difficoltà sono tante, ma non dovete mollare. Aspettati qualche buona nuova tra qualche giorno che farà crepare di invidia chi ti teme. 3S, la parola d'ordine, impegnati. Scorpione, segno d'acqua, evitate di avere dei dubbi, non potete permetterveli in questa settimana in cui dovete dimostrare di essere più determinati di altri sul lavoro. Un po' di litigi con il partner, l'amore ha bisogno di tranquillità e certezze e voi non potete darne in questo momento. Siete occupati in altre cose. 4S, con la parola d'ordine, litigi d'amore. Sagittario, segno di fuoco, evitate di pensare al passato, non vi porta da nessuna parte. La fortuna è nel presente e nel futuro. Buone nuove in amore, dove non ci sono più le preoccupazioni di un tempo, dovete solo lasciarvi andare al corso degli eventi e soprattutto evitare di essere gelosi di un partner che si diverte a insospettirvi. 4S con la parola d'ordine, buone nuove. Andiamo al Capricorno, che è un segno di terra, il lavoro va bene, i sentimenti non vi interessano più di tanto, le parole a volte sono inutili e confondono le idee. Se volete far pace con la dolce metà, fate un gesto che vale più di mille parole, soprattutto di tante discussioni. Cercate di accogliere chi vi ama con generosità. 4S, la parola d'ordine, accogliete. Acquario, segno d'aria, nella professione dovete essere più vigili di sempre. Potreste per leggerezza fare qualche errore che nuoce al vostro successo personale. Sarai preso da una persona che è timida e insicura. Sarà proprio questo modo di fare ad intrigarti e farti perdere la testa. 4S, con la parola d'ordine, perdi la testa. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, non ti va bene il cambiamento, ma potresti incontrare un amore che ti porta fuori dalla tua vita abituale. Le emozioni ti portano fuori strada spesso e volentieri. Questa è una settimana in cui ti dedicherai un po' troppo a chi ti ha preso il cuore e sarai distratto dal resto. C'è chi ti guarda con sospetto sul lavoro, quindi un 4S con la parola d'ordine, emozioni. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 29 gennaio al 4 febbraio per Spettacolando TV. Potete andare su www.spettacolando TV e digitare Oroscopando, dove troverete il video di Paola Aspri insieme allo scritto dell'oroscopo. Detto questo, poi avete tutte le informazioni per andare, diciamo, su Instagram di Paola Aspri, anche su quello di Cusano Italia TV. Detto questo, vi auguro una buona settimana, almeno si spera, e ci rivediamo alla prossima. Visto che avete apprezzato il fatto che sono ritornata a fare l'oroscopo a figura intera sul famoso sgabello, e va bene, vi ho accontentato. Ciao!